Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light e in questo video vi mostro un nuovo script automatico che fa tutto al posto nostro per aumentare gli FPS in Windows e per velocizzare il PC. Vi lascio come sempre il link in descrizione per scaricarlo. Se avete problemi a scaricarlo, perché sì, a me è capitato, quello che dovete fare è semplicemente scaricarlo sul desktop e di eseguire il file come amministratore. Ho provato a farlo scaricare nella classica cartella dei downloads di Chrome, però non me lo consente e quindi ho deciso di scaricare lo script direttamente sul desktop e di avviarlo come amministratore. Fatta questa premessa, creiamo un punto di ripristino per sicurezza, solamente nel caso dopo aver eseguito lo script dovessimo avere dei problemi. Ovviamente è poco probabile, però noi lo creiamo comunque. Quindi andiamo sulla lente di ingrandimento, sulla ricerca di Windows e cerchiamo crea un punto di ripristino e poi lo apriamo. Clicchiamo su crea, diamo un nome a questo punto di ripristino e poi lo creiamo. Cosa bisogna fare nel momento in cui si possono avere dei problemi? Semplicemente ritornare qui dove siamo entrati adesso. Andremo a cliccare su ripristino configurazione di sistema qui in alto. Poi andremo a cliccare su scegli un punto di ripristino diverso, avanti. Selezioneremo quello che abbiamo creato, avanti. E infine cliccheremo su fine. A quel punto vi verrà riavviato il computer e resettate le modifiche di quando ancora dovevamo aprire lo script. Detto questo, apriamolo. Mi raccomando, è importante avviarlo come amministratore. Qui in inglese vi viene richiesto di creare un punto di ripristino. Io direi di no perché l'abbiamo appena creato noi manualmente, che è più sicuro. Quindi andremo a scrivere 2 e premere invio. Una volta arrivati qui dentro, ragazzi, in automatico, quello che dobbiamo fare è iniziare a premere il numero 1 e a premere invio, che ci permette di aumentare automaticamente le prestazioni del nostro computer. Quindi scriviamo 1, invio, aspettiamo qualche secondo. Intanto possiamo vedere che cosa sta andando a disabilitare lo script e in altri casi attivare per ottimizzare il nostro computer. Sono servizi sicuri, impostazioni sicure, quindi potete stare tranquillissimi, anche perché come vedete lo sto facendo io stessa sul mio PC principale che uso tutti i giorni. Allora, intanto vi vado a leggere che cosa stiamo andando a disabilitare. La game bar, stiamo attivando la game mod, quindi per aumentare gli FPS su qualunque gioco per Windows. Disabilitare altri servizi che sono praticamente inutili e che ci rallentano il computer e tanto altro. A questo punto qui ci chiede quale tipo di GPU abbiamo, che cos'è la GPU e la nostra scheda video o comunque scheda grafica. Io ho una scheda video di tipo Nvidia, quindi premerò 1 e poi farò invio. Se voi avete una AMD premerete 2, se invece avete un altro tipo di scheda grafica premete 3. 1, invio nel mio caso, aspettiamo qualche secondo, in questo caso clicchiamo su ok. Vi stavo dicendo, in questo modo lo script imposterà i valori ottimali, migliori per velocizzare il PC, aumentare gli FPS in gioco. A questo punto vi appare scritto complete e poi vi riporta sulla pagina principale del CMD. Clicchiamo su numero 1 che ci porta sul menu, lo scriviamo e premiamo invio, poi premiamo sul numero 2, invio, perfetto. Anche questo andrà a disabilitare roba inutile, totalmente davvero inutile, e vi assicuro che farà la differenza per quanto riguarda la velocità e l'aumento di FPS su Windows. Ritorniamo sul menu, stavolta scriviamo 3 e premiamo invio. In alcuni casi potrebbe darvi un errore, in altri potrebbe tranquillamente effettuare le modifiche, ma è totalmente normale. Ritorniamo sul menu numero 4. Questo, ragazzi, ci aiuterà anche a velocizzare la connessione ad internet, ad aumentare la velocità di download e anche di upload, quindi davvero tanta roba. Inoltre ci riduce il ping in gioco per evitare di laggare con la connessione ad internet. Qui vi viene richiesto se creare un punto di ripristino, noi facciamo di no, quindi numero 2, invio, perfetto, e aspettiamo. Davvero ragazzi, tanta roba questo script, penso sia uno dei più potenti che io abbia mai provato e vi consiglio di conservarlo preziosamente su una chiavetta USB o su un hard disk esterno, quello che volete. Ma ragazzi, tenetelo davvero per sempre, perché vi può aiutare a far resuscitare un computer vecchio. Nel mio caso, il mio antivirus ha pensato che lo script fosse una minaccia, quindi
Quindi che cosa vado a fare? Vado a dire al mio antivirus, comunque attraverso le sue funzionalità, che quel file è completamente sicuro. Mi ha dato questo avviso perché lo script effettivamente va a toccare alcune parti di sistema importanti, ma vi assicuro che possiamo stare tranquilli. Magari voi andate a disabilitare il vostro antivirus prima di aprire il file. Quindi ripetiamo la procedura dopo aver disabilitato il nostro antivirus o comunque avergli permesso di riaprire il file. Abbiamo quasi fatto la procedura di ottimizzazione della connessione ad internet, è piuttosto veloce. Ok. Quando vi esce scritto completed come con gli altri, vorrà dire che abbiamo fatto. Ritorniamo sul menu e abbiamo il numero 5. Che cosa vuol dire, ragazzi, di boot? Vuol dire eliminare, disinstallare tutte le applicazioni di Windows integrate, che molto spesso sono inutili e possono essere i giochini, le applicazioni, tutto quello che ovviamente non abbiamo deciso di installare noi, ma che lo fa Windows al posto nostro. Ovviamente, aprendo il dboot Windows, andremo a liberare spazio sul disco e a velocizzare il PC, proprio perché non abbiamo le applicazioni di Windows integrate che ci mangiano le nostre risorse. E infine abbiamo il numero 6. In questo caso dobbiamo cliccare solo sul 2, quindi scrivere 2 e premere invio. Aspettiamo qualche secondo. Perfetto. Volendo possiamo aprire anche il numero 3, che ci aiuta a boostare ulteriormente il nostro PC. Quindi facciamo numero 1 invio. Aspettiamo. Perfetto. Andiamo sul numero 4, quindi torniamo indietro. Mi sono dimenticata di mostrarvi infine il dboot Windows di cui vi parlavo poco fa. Quindi andiamo ad aprire. Iniziamo a scrivere il numero 1, quindi eliminare pacchetti che non sono indispensabili per il nostro Windows, che, come vi dicevo prima, possono essere i programmi o i giochini preinstallati da quest'ultimo, come il solitario, il servizio People, Zune Music e questa roba praticamente inutile. Andiamo a disabilitare Cortana con il numero 2 invio. Come sappiamo un po' tutti, ragazzi, Cortana è inutile, utilizza un sacco di risorse di sistema e occupa anche spazio sul disco. Poi passiamo al numero 3. Io onestamente preferisco non attivarlo perché molto spesso potrebbe anche andare a disabilitare servizi che a me sono indispensabili, come il servizio stampa. Quindi il numero 3 preferisco non attivarlo. Passiamo direttamente al numero 4. Io praticamente non utilizzo mai OneDrive, quindi posso tranquillamente permettergli di disinstallarlo. Benissimo, passiamo al numero 5, dove verranno eliminati i file temporanei che vengono generati da Windows e che sono completamente inutili. Nel mio caso non me lo permette perché probabilmente sto registrando e questo potrebbe essere un limite nell'effettuare delle modifiche. Comunque aspettiamo, questa procedura richiede più tempo e una volta finito, ragazzi, non ci resta che premere 6 per tornare indietro sul menu e chiudere il programma, lo script, che ormai non ci serve più. Non vi resta che riavviare il computer per rendere effettive le modifiche e fatemi sapere se il vostro PC è resuscitato e se va tutto bene. Ovviamente dovrebbe andare benissimo, però non si sa mai. Se avete problemi utilizzate il punto di ripristino che avevamo creato all'inizio di questo video. Io vi saluto, ciao e alla prossima da Mary Light.